tutto è pronto alla Pala Ricucci per iniziare un'altra partita di basket C-Gold con la formazione rossonera, per oggi in maglia bianca, della Stema, che cerca l'ennesima vittoria per mantenere in solitario la testa della classifica. Pronto al salto, la prima palla è rossonera con Moore. Adesso è Campogiani, in campo anche Morris, e insieme a loro c'è Gian Vincenzo. Ancora Campogiani, il pallone è fuori, prova il tiro Moore, la palla che non va, il rimbalzo è lungo, ritorna il pallone in possesso allo stesso giocatore americano, passaggio per Gian Vincenzi, non chiude il passaggio, adesso c'è la ripartenza del Formia, meta Formia, squadra che è terza in classifica e quindi ambisce, stoppatore di Morris che va a chiudere i primi due punti della gara. Siamo al meta Formia di coach Giovanni Di Rocco, è la terza forza del campionato e quindi punta al risultato eclatante per continuare la sua ascesa. Si libera bene Rodriguez e Pablo Ariel, anche qui abbiamo due stranieri, Rodriguez e Muñoz. Campogiani e Morris, ora Morris prova a sfondare lui, poi si gira per il tiro, la palla che non va, rimbalzo è lungo, lo prende Rogani, pallone a Moore, ancora lungo, quindi un po' di imprecisione, siamo sul due pari, anche una folta rappresentanza di tifosi pontini. Carità ha sbagliato, adesso c'è Campogiani che prova a campo aperto a fermarsi, poi pallone per Rogani dai, da tre, non va, sul rimbalzo si ostacolano Gian Vincenzi e Moore e quindi siamo il nulla di fatto, siamo sul due pari. Sempre in attacco Formia, prova la bomba, non va, rimbalzo, poi è rosso-nero, il pallone sbagliato era di Di Rocco. Ora Giampoggiani e va a canestro, superato il proprio uomo Di Rocco, siamo 4-2. Porfido, pallone ancora che viaggia per linee esterne con Rodriguez, adesso è Di Rocco, Rodriguez che va dentro la tabella, quindi c'è il primo sorpasso ospite, 4-5 a 6-53 dal termine del primo quarto. Campogiani, ancora Campogiani e Di Rocco, Norris, Moore all'angolo, non va il tiro da tre, poi ancora il rimbalzo, ancora la palla fuori, pallone dentro per Moore, Rogani dall'esterno, non va, ancora rimbalzo lungo, questa volta però è Porfido a recuperarlo, arriva la palla sotto, viene rubata a Morris, non va, Teppine non va, ancora palla che non va, quattro tiri e poi c'è la palla fuori della difesa, quindi la possibilità di rimanere in attacco, siamo sotto di un punto dopo 4 minuti di gioco effettivo. Esce Rogani ed entra Dembele, partitone suo contro la Lazio, speriamo di poterlo vedere anche qua. Moore va dentro, nuovamente hai vantaggio Civitavecchia.
Siamo nel quinto minuto di gioco, 4-10 effettivi, 6-5 il punteggio. Sicuramente un inizio di quarto non al fulmicotone, con le due squadre che si temono e le difese hanno la meglio. È stato un errore, stava costando caro alla formazione avversaria. Questo è Di Rocco, beffa Campogiani sulla linea di fondo e c'è il canestro di Giorgio Di Rocco, capitano avversario. 7-6 ospite. Mur trova l'entrata Gian Vincenzi, per l'arbitro c'è il fallo. Carità, primo fallo, rimessa laterale ovviamente, anche il primo fallo della partita dopo 5 minuti. Rimessa, esce Moore, subito raddoppiato, poi Campogiani prova lui, la palla che non va, tantissimi gli errori esterni dei Civitavecchiesi. Poi c'è Moore che prova a attaccare Porfido, l'entrata di Di Rocco, il rimbalzo di Dembele, Campogiani recupera subito posizione, prova lui l'entrata, ovviamente c'è l'errore, c'è il contropiede aperto e va a appoggiare Massaro e c'è il time out Cecchini. È 6-9 il punteggio, è stato corretto il tabellone, più 3 ospiti, che corrisponde al Metaformia come nome sulla Stemar, è la prima in classifica contro la terza, in vantaggio adesso momentaneamente la terza, la terza volta è passata avanti, questa volta con un possesso pieno, 3 punti. Ancora Morris, questo è Moore, ma non riescono a entrare perché è fitta la difesa avversaria. Ancora il rimbalzo recuperato da Dembele, poi perde il possesso palla. Fabio per il momento ha imbrigliato la potenza rossonera in attacco. Abbiamo inteso un time out con le urla e tanto slang americano per farsi capire da coach Cecchini. La palla che non va, però il rimbalzo è ospite e va a canestro Munic Nicola. Siamo meno 5, 6-11 in punteggio. Morris ha atteso l'uscita di Campogiani, questo è Moore, però trova 3 persone addosso. Ora Campogiani prova lui il tiro da fuori e va dentro. 2 punti per lui. A 3:30, meno 3 cestistica. Carità, ancora Carità. Prova lui il tiro forzato, Gian Vincenzi a rimbalzo da solo, questo è Moore, ancora Moore, prova l'entrata, l'appoggio e il canestro di Moore. 10-11, primo break quasi neutralizzato, da meno 5 a meno 1, la palla però è in mano agli ospiti. Frazione di passi non rilevata, poi il tentativo di entrata di Porfido si infrange sul ferro, il tiro da 3 è di Morris, sorpasso cestistica. Più 2 Civitavecchia, da meno 5 a più 2, un parziale di 7-0. 13-11 adesso. Rientrano sul perché i 5 Civitavecchiesi. La palla ovviamente è in attacco per Formia. Di Rocco, guardato a vista da Bezzi che nel frattempo è entrato, poi c'è infrazione di passi. Quindi palla persa per gli ospiti. C'è Bezzi e Bottone usciti dalla panca dopo il time out. Al posto di Gian Vincenzi
e Campogiani. Palla lunga, Moore riesce a catturarla, prova lui la girata, tre persone sopra il suo lob interno, rimedia solo una rimessa laterale in attacco. 7 secondi a disposizione. Moore, Morris da 3, la palla che non va, nessuno al rimbalzo, palla facile per la difesa avversaria, prova la transizione. Adesso becca verde palla per l'intervento di Morris, c'è Dembele sul lato, ancora Morris, ma è Moore che capitalizza la ripartenza. 15-11. 6 punti per Moore, 1:40 al termine del primo quarto. Prova l'entrata, palla che non va, però la recupera, rimbalzo Gattesco. Il tiro era di Violo, poi Rodriguez, ancora Rodriguez, questa volta non va la tabella, il pallone è di Bezzi, il libero Morris, però la palla è di Moore, prova la schiacciata Moore e se la sbaglia clamorosamente. Rimaniamo quindi sul punteggio fermo, 15-11, infrazione, c'è un fallo. Dembele visto in penalità dall'arbitro, rimane in attacco con 18 secondi a disposizione la formazione ospite, manca 1:06 al primo riposo e va fuori il piede di Porfido. E si rimette Bottone e Bezzi, i due neo entrati in campo. Ultimo minuto del primo quarto, c'è il fallo. Sorrentino. Partita molto corretta, questo è appena il terzo fallo in tutta la partita. Questi primi 10 minuti dei giocatori in campo. Bottone e Bezzi si invertono i ruoli, ma la rimessa è sempre la loro. Adesso il pallone al centro, c'è Moore. Palla che è arrivata Dembele, poi il tiro è per Bezzi che indovina il canestro, la bomba, 18-11, 39 secondi, Bezzi galvanizzato dalla bomba, difende strettamente sull'avversario, adesso è Moore che lascia spazio però a Rodriguez, ancora Rodriguez con Bottone, c'è il fallo in attacco fischiato a Rodriguez su Bottone, appoggiato violentemente sul corpo di Bottone che ovviamente anche gli concede molti centimetri. Comunque il risultato, ci sia o non ci sia, è che l'arbitro ha fischiato e quindi ultima azione per i rossoneri col vantaggio di 7 punti, 18-11. Aspetta ovviamente il trascorso del tempo, 7 secondi, proverà Morris, prova il tiro dalla distanza siderale, il rimbalzo è ospite e non può tirare, il tempo è scaduto. Punteggio primo quarto 18-11. Pronti alla rimessa, è Formia che deve ribattere il gioco con Violo. Poi è Sorrentino in cabina di regia, prova a servire e c'è poi il fallo, è Rogani visto in fallo su Gattesco. 10 secondi per fare questo primo tentativo e questo primo fallo nel secondo quarto, 18-11, 18 per chi attacca, non va il tiro a Quondam. Va, prende un grande rimbalzo Morris, ora Bottone, è una palla dentro abbastanza difficile verso Rogani, schiacciata a terra in mezzo a due, perdiamo quindi il pallone, poi è il tiro che non va, il rimbalzo
e Civitavecchia con Morris, ancora Morris, pallone che viene scaricato verso Bottone, poi è Bezzi, ci riprova Bezzi e va dentro, 2-2 nelle bombe. Più 10, 21-11. Guagliolo prova a tirare, non va il tap-in avversario nemmeno, c'è il rimbalzo rosso-nero con Morris, adesso è Bezzi, 6 punti per lui, 2-2 nelle bombe. Bottone, passaggio verso Quondam, ancora Bezzi, poi la palla fuori verso Rogani, Quondam, infrazione di passi. Otto e 28, 21-11. Prima ammonizione ufficiale a coach Di Rocco. Ancora deve riprendere il gioco, palla a favore del Formia, sbarata la metà campo, adesso è sempre Sorrentino in cabina di regia, marcato da Bezzi, Sorrentino a Gattesco, ancora Sorrentino, pallone sempre che gira a parte esterna fino a che Odone, che è il capitano, non commette infrazione di passo. Volato via quasi 2 minuti, più 10, pratica solo la bomba di Bezzi, ancora a colloquio l'arbitro con la panchina avversaria. Del secondo avviso a Trezzo dovrebbe scattare comunque il tecnico alla panchina del Formia, il fallo è del numero 3 di Sorrentino su Bezzi. Sta entrando il terzo minuto di gioco del secondo quarto. Bezzi, Bottone, prova lui questa volta la bomba, la palla che non va, rimane però a Rogani che si gira, sbaglia la prima volta, rimbalzo e fallo. Ancora Odone in fallo. E stranezza di questa gara, dopo 13 minuti ci sono i primi liberi. Assegno il primo libero. Buono anche il secondo. Massimo vantaggio, più 12. Torres è bloccato. Ancora Sorrentino. Ora che gira ancora le linee esterne. Ci prova a sfondare. Carità. Poi il tiro è da fuori. Il pallone che non va. Rimbalzo a più lesto di tutti. Bezzi a strapparlo dalle mani. Pallone che arriva a Morris. C'è il fallo a favore del Civitavecchia. 23-11, ancora 2 liberi. Buono il primo. Ora anche al secondo, si allarga la forbice, più 14 interno. Lob non riesce, Bezzi ruba il pallone a Sorrentino e quindi si può ripartire in avanti.
Quandam, Rogani, allora a Morris, ancora Rogani, non trova lo spazio per il tiro, viene stoppato Bottone, quindi può ripartire Formia. A tempo sono 4 minuti senza Moore, ancora il pallone, stoppatore di Rogani. Bezzi prova la percussione, è sfortunatissimo, pallone era dentro ed è uscito. Rimaniamo quindi più 14, occasione per allungare con Leonardo Bezzi. Ha fatto una bella entrata, però il ferro gli ha ributtato fuori la palla. Caridà, 8 secondi, prova lui a forzare, palla che non va, rimbalzo avversario, ma poi Moore ruba il pallone, ancora Bottone in transizione, buca la difesa avversaria. C'è il time out, c'è il cambio. Gian Vincenzi per Bottone. No, Gian Vincenzi per Morris. Quintetto italiano per la squadra della Stemar. Sorrentino e Bezzi. Prova Sorrentino da tre, la palla che non va sul rimbalzo lungo, la palla è di Rogani che dà subito a Bezzi che con tranquillità prova a portare avanti il pallone. Si mette a zona Formia, poi dopo prova all'ultimo momento a uscire. Palla che arriva a Gian Vincenzi con un dai e vai, butta dentro il pallone del più 18, 29-11. Caridà, pallone all'esterno, prova all'entrata e va dentro. Violo ha segnato i primi due punti di questo terzo, secondo quarto della squadra pontina. Quandam palleggia un po' che lascia desiderare, poi c'è l'infrazione di passi per Gian Vincenzi. Un cambio questa volta del Formia. Escono Caridà e Violo nella squadra ospite. Entrato Di Rocco come playmaker e poi Gattesco. E Di Rocco, Porfido, 6 secondi per andare al tiro, devono forzare, con trovano il canestro con Porfido. 29-15 il punteggio, 4 al termine del secondo quarto. Bezzi, pallone per Gian Vincenzi, ancora Quandam, Bottone non tocca trovare, prendere anche il ferro, quindi palla regalata all'avversario. Ancora un gioco a due con Porfido che però sbaglia l'appoggio, lo sguardo fulminante di Odone che si è visto sfilare il pallone, imprendibile per lui. Esce Bottone, entra Moore, quindi si alza notevolmente il quintetto Civitavecchiese. Gian Vincenzi, Bezzi, ancora Bezzi prova l'entrata, questa volta a forza, però Rogani non riesce a recuperare il pallone, viene regalato alla difesa avversaria. Doveva cercare lo scarico, troppo sotto era arrivato e troppo marcato. C'è un fallo. Il fallo di Gattesco per Formia. Gattesco, Formia, sfondamento e time out. 29-15 il punteggio per i Civitavecchiesi.
secondo time out chiesto dalla panchina del Formia. A Civitecchia ne rimane uno, come rimangono 3-0-8 sul cronometro per giocare. Dopo lo sfondamento, adesso c'è la rimessa, Civitavecchiese, in campo anche nuovamente Campogiani. Quindi subito tutti indietro i giocatori pontini, che ovviamente è normale che con questo schieramento non andranno oltre una zona anche molto stretta, poi vedremo se si allargheranno. Comunque si può riprendere a giocare Gian Vincenzi e Campogiani, poi c'è Rogani, Morris e Moore, pratica il quintetto iniziale. Ora Campogiani, palla per Moore nell'angolo, c'è frazione di passi di Morris. Sorrentino out. E la squadra avversaria, e poi c'è Gattesco dentro. Rodriguez, il pallone proprio per Gattesco che rimedia l'angolino del tabellone e butta dentro il pallone, facile facile. 29-17, 2 e mezzo al termine. Partita che ha perso il ritmo dell'ultimo quarto, della parte finale dell'ultimo quarto. Adesso le formazioni si temono e cercano un gioco ragionato. Gian Vincenzi non va nel tiro da fuori, quindi la zona per il momento premia come difesa per gli ospiti. Di Rocco, prova lui, la palla che non va, rimbalzo Morris, fugge nell'ala Moore, il pallone però dall'altra parte Campogiani, Gian Vincenzi ancora esterno, la palla che non va, Rogani prova a recuperarla al volo ma non ci riesce, quindi ci esponiamo al contropiede avversario, però subito recuperate le posizioni dei rossoneri in difesa, quindi ci può essere solo un tiro ragionato degli ospiti che rimediano un fallo in entrata di Rogani. Sono 2 tiri liberi, i primi della gara per la formazione avversaria. Time out. ...94 secondi prima del riposo lungo, 29-17... e ci sono i liberi per la squadra avversaria, i primi della gara. Gattesco sbaglia il primo. Buono il secondo, 29-18. Morris, Moore, Campogiani, Gian Vincenzi, c'è anche Demble che è entrato dal riposo, poi Campogiani, due semipalle perse, poi alla fine ancora la palla resta lì, però servizio per Demble era inguardabile e quindi stiamo entrando nell'ultimo minuto del secondo quarto, l'attacco di Formia con Porfido, non va, poi il pallone in qualche modo tra Demble e Gian Vincenzi lo tirano giù, Campogiani supera la metà campo e prepara questo nuovo attacco, Gian Vincenzi, Campogiani, ora un'infrazione di Riga, Morris mette i piedi fuori dal campo e quindi 47 secondi e 7 decimi prima del riposo, l'attacco è del Formia con il canestro da 3 di Gattesco, 29-21. Secondo quarto molto avaro di canestri per la squadra avversaria, sono 10, probabilmente ancora meno per i rossoneri. Proviamo da fuori, Campogiani non va, rimbalzo della squadra avversaria, attenzione al contropiede che non viene visto, per fortuna c'era un giocatore in casacca scura solo nella nostra area pitturata,
poi ancora la palla che finisce a terra, la rimessa è per Formia. 3 secondi e 4 decimi. Porfido alla rimessa in gioco, il pallone per non tira, tira in questo momento, la palla non va, tiro è stato di Odone. Finisce il secondo quarto 29-21 Stemar, e siamo al terzo quarto, quello normalmente decisivo per decidere le sorti di un incontro. Sono più 8 per chi attacca in maglia bianca che la Stemar Civitavecchia, 29-21 secondo quarto finito col parziale di 11-10. Morris subito la bomba, difesa zona del secondo quarto della squadra ospite ha creato qualche problema, adesso subito il tiro da tre che ovviamente più si è precisi dagli esterni e più si apre la zona. Anche Rogani non si accorge del passaggio che era arrivato a terra schiacciato da parte di Bezzi. Palla ancora è ferma, si aspetta che si pulisce il campo nell'area civitavecchiese. 9-12 al termine del terzo quarto, 32-21, si è tornati a più 11. Porfido. Di Rocco marcato da Bezzi, sono i due numeri 6, ancora Porfido non è fuori per Rodriguez. Porfido non coglie nulla, quindi rimedia, una palla persa. Bezzi, Moore, ancora Bezzi, vedete sempre schierati a zona gli avversari, zona molto stretta. Rogani, arriva una palla a terra per Gian Vincenzi che però sbaglia l'appoggio, e può ripartire Rodriguez, tira la potuta da solo, va al tiro e va dentro la bomba avversaria. Siamo 32-24 e torniamo sul più 8. Moore, Morris, ancora Morris, prova all'entrata, 4 su di lui, palla non arriva all'altra ala, quindi finisce nelle mani avversarie. 7-57. E il canestro Gattesco, 8 punti per lui, siamo sul meno 6. Per Formia, il distacco più piccolo da quando si è iniziata la partita. Morris, infrazione di passi. Infrazione di passi per Morris, l'arbitro che va a redarguire ospiti, panchine, giocatori, c'è il secondo avviso. A 7:35 siamo 32 per chi difende in maglia bianca e 26 per chi attacca in maglia blu. Prova la percussione di Rocco, non la trova, il pallone gira dall'altra parte, lo scarico e poi c'è il fallo. Fallo Rossoneri, è Rogani che è franato
addosso all'avversario, che ha l'opportunità di scendere sotto i 6 punti. Terzo fallo per Rogani, che deve uscire. Pronto Quondam. Non va il primo libero di Gattesco. Rimaniamo sul più 6. Va bene il secondo. Siamo 5 i punti da difendere rispetto agli 8 di inizio tempo. L'entrata di Bezzi, poi l'appoggio a Moore e il fallaccio su Moore da parte degli avversari di Gattesco nella fattispecie. Quindi Moore va in lunetta. Partita che si fa più spigolosa rispetto agli altri due inizi. D'altra parte è qui che si decide l'eventuale sorte del match. Poi il quarto normalmente è quello della tenuta o del recupero. Però le spallate tra le due formazioni e le due panchine avvengono proprio nella terza frazione di gioco. Si comincia anche a avere sempre più il campo bagnato a terra e quindi frequente interruzioni che non consentono un gioco in velocità. Comunque Moore in lunetta. Buono primo. Buono anche il secondo. Si torna sul più 7. Ma non si riesce a trovare un altro break per questo gioco frastagliato. Odone. Poi c'era Rodriguez, ancora Odone. Odone prova a alzarsi e girarsi al tiro, sbaglia. L'appoggio a canestro sul rimbalzo di Quondam. Poi c'è Morris, Gian Vincenzi, la palla arriva a Moore. Non va la bomba. Odone. Si rimane così, non si ci trova la bomba buona per andare in doppia cifra. Quondam, fallo, 34-27, rimessa laterale per la formazione di Formia. Gattesco non va sul rimbalzo, il gioco da 3 punti di Odone. Di Rocco fuori, Sorrentino dentro, c'è il tiro supplementare dalla lunetta per Odone. Va dentro e scendiamo a più 4. Sono 4 i minuti giocati nel terzo quarto e sono anche 4 i punti persi. Adesso c'è l'infrazione di passi di Moore, la palla non precisissima da parte di Bezzi, costringe alla penalità. Ancora in attacco Formia. Sono 8 secondi. Porfido non va, rimbalzo di e va a canestro. Rimbalzo di Gattesco. Formia ha soli 2 punti. Dopo l'inizio che è andato in vantaggio 2-3 volte. Moore sì, va dentro. Con un aiuto della fortuna, comunque va dentro. 36-32. Sorrentino sbilancia Bezzi, poi ancora Sorrentino, poi c'è il fallo visto di Bezzi su Odone,
c'è il bonus per la formazione rossonera, quindi saranno i liberi. No, ecco, adesso verrà alzata la valletta in questo momento, quindi ci salviamo da questi liberi, però l'attacco è ancora avversario con Violo. Pallone per Moore che prova lo scarico per il compagno e va dentro a canestro Gian Vincenzi. Bello il gioco a 2, 38 a 32. Ancora Formia che prova a rientrare, è arrivato a meno 2 in questo primo strappo partendo da meno 8. Adesso è nuovamente sotto di 6, ma la palla è in mano la squadra ospite. Ruolo perde il pallone, però la palla rimane agli avversari. Sorrentino indovina la bomba, una palla raccolta dal cestino. La palla vagante è costata 3 punti alla Stemar. Ancora Bezzi, 9 secondi per giocare, Bezzi va dentro e risponde. Alla precedente errore di posizione. Pacco del Formia, palla che non va. Era di Mujugovic, la palla è dentro, ancora Gian Vincenzi. Time out. Si va la pausa. 3:39 prima dell'ultimo riposo. Siamo più 7, 42 a 35 Stema su Metaformia in lunetta Gian Vincenzi per il tiro supplementare. Dopo il fallo subito e il canestro fatto. Buono. Quindi siamo 43-35 e torniamo sul più 8. Eravamo scesi a soli 2 punti di vantaggio. Sorrentino, poi c'è Violo che cincisca un po', questo è Rodriguez, alza la difesa la Stemar, ancora Odone sbaglia il tiro, la palla subito per la transizione e viene Morris. Più 10. Prova Odone, la palla che non va, rimbalzo per Gembele e c'è il fallo. Violo ha commesso il fallo, c'è un cambio. Esce Odone ed entra Porfido. Rimessa in gioco per Campogiani che ha preso il posto di Bezzi. Morris, tiro dai 9 metri che non va, sul rimbalzo ancora la palla è bianca, poi la perde Murra. Due tiri falliti, uno da lontano e uno da sotto. Morris che ha forzato addirittura dai 9 metri. Mentre prova a alzare la difesa coach Cecchini. Mettendo a tutto campo i suoi ragazzi. Dalla rimessa c'è Gian Vincenzi che lo ostacola, poi Campogiani. È lasciato libero solo Violo che riceve in questo momento. C'è Morris su di lui. Porfido. 2:20 a riposo. Rodriguez, c'è frazione di passo. Due 16. Morris, Gian Vincenzi, questo è Moore.
palla fuori per Morris, prova la percussione, lo scarico, ancora fuori la palla verso Gemble che non va, troppo lezioso l'attacco. Adesso c'è il fallo di Campogiani. Vai Lunetta Formia a 2 minuti dal termine ed è Porfido. Cambio anche per Pastemar, fuori Gian Vincenzi e dentro Bottone. Buono e libero di Porfido. 45-36. 37 con quest'altro punto. Si torna al distacco di inizio tempo, più 8 per chi attacca. Campogiani. È subito chiuso, prova ancora dalla distanza Morris, super bomba per lui. Bottone si lascia fuggire l'uomo che sbaglia l'appoggio sotto canestro, poi il rimbalzo è di Dembele e c'è il fallo. Carità, bonus anche per Formia, siamo più 11 e 85 secondi all'ultimo riposo prima del quarto periodo. Campogiani prova l'entrata, ci ripensa, la palla a Bottone, subito fuori, ancora il tiro di Gemble, di Morris scusate, che prende il fallo. Carità il fallo e Morris in lunetta che va a realizzare il primo. Non va il secondo, più 12. Attacco avversario. Infrazione di passi di Gattesco che si è mosso. E siamo a 58 secondi e 5 decimi sul 49-37. Campogiani verso Morris, poi ancora Campogiani che riceve dall'esterno, non va il tiro da tre, poi il palla troppo lunga per Violo. Ancora almeno due azioni, 39 secondi al termine. Moore ricevuto da Morris, poi c'è Bottone che scambia insieme ai due, ancora Morris, l'attacco è alla metà campo, ancora Morris, Campogiani, Bottone libero, prova lui e palla che non va. Comunque c'era il tiro, era solo. Con lo scadere ancora la manovra con Gattesco che non va da tre, Morris 7 secondi, deve tirare Moore, la bomba, palla che non va. E termina qua la terza frazione. E c'è poi la bomba da metà campo che sfugge a tutte, Carigà che segna la bomba da oltre il centrocampo, 49-40, 3 punti trovati dai Pontini. Parziale di 20-19, 49-40 nel terzo periodo, un vantaggio da più 8 a più 9, ma adesso siamo agli ultimi 10 minuti di gioco. Ha subito un canestro da 3 dai 18 metri la formazione rossonera da parte di Cadriga. Oltre la metà campo, proprio tiro sull'ultimo secondo disponibile, stoppata su Gattesco, la palla che rimane in attacco, 9 secondi per chiudere questa azione per il Formia che deve tentare il tutto per tutto. Porfido, non va la bomba, Campogiani recupera il pallone,
ancora Morris dalla distanza siderale e poi c'è Moore, rimbalzo e fallo su di lui. Fallo di Porfido, già due azioni in 34 secondi, perché manca ancora una vita al termine. Moore sbaglia il libero, attenzione a queste leggerezze, ancora Moore, buono il secondo, 50-40, limato il vantaggio sul più 10. La Formia è ancora vivace ed è in partita. Sorrentino, appoggio a Gattesco che sbaglia, l'appoggio facile, apertura in contropiede, attenzione, c'è infrazione di campo vista dall'arbitro, quindi palla persa, contropiede aperto, contropiede aperto, 3 contro 1 e riusciamo a buttare via il pallone. Sorrentino per il Formia, prova lui a bombona, palla che non va, Moore porta giù il pallone, questo è Morris, ancora Morris, Moore, Dembele, Campogiani, poi Bottone, pallone per Morris, prova lui l'entrata e l'appoggio vincente. 52-40, ancora Campogiani, prova a intercettare il pallone, quasi ci riesce. 52-40, sedicesimo punto per Morris, 16. Ruolo. Non va il tentativo di entrata e poi esce palla tra le gambe di Morris, subisce anche il fallo Morris, fallo di Porfido. 52-40, tiro supplementare per Morris, 8-16. Buono tiro libero, siamo più 13. 74 points for Jamel. Ora anche il secondo. C'è il cambio. Bencini in campo per la prima volta, grande coraggio di Corso Cecchini, che rischia il giovane, quindi mette i tre piccoli. Campogiani ha recuperato il pallone sull'avversario, lo porta avanti lui, poi c'è Moore, ancora lo scambio con Campogiani, Bencini all'ala, Campogiani prova l'entrata lui, la palla che non va, c'è il fallo di Campogiani. 54-40, time out Formia, meno di 8 minuti al termine, siamo più 14, 54-40, la rimessa in gioco è per il Metaformia. Di Rocco, su di lui il neo entrato Bencini, Campogiani è su Violo, Bottone è su Carità, il pallone al rimbalzo resta nelle mani rossonere, la palla recuperata da terra, Campogiani, la palla indietro per Bencini che chiama al gioco ragionato per gestire al meglio la palla quasi al limite dei 24. Campogiani, sono 5 secondi, bisogna tirare, lo fa in questo modo allo scadere Bencini. Campogiani recupera il pallone, poi c'è
Che c'è? Funzione di passi. A 6.55, siamo più 17. Sulla sirena dei 24. Ora il gioco è fermo, c'è ancora un cambio. Le prova tutte coach di Rocco. Siamo scesi sotto i 7 minuti. Sorrentino entra, Cadrigà esce. E il playmaker della squadra avversaria. C'è un cambio in cabina di regia. Gattesco. Ancora sotto canestro Gattesco, stoppato. La palla rimane agli ospiti, ancora Gattesco, lotta contro Morris, ancora non va, poi c'è il fallo su Gemble. Strappaia, gli applausi del Palaricucci, due stoppate di Gemble su Gattesco. Mur fuori, Quondam dentro, a 6-31, più 17, Bencini, Bottone, palla lunga ancora Bencini, poi Campogiani dovrebbe scaricare, non lo fa, e quindi infrazione di 3 secondi per Gemble. Canestro Gattesco che ridà ossigeno a 6 dal termine, più 15 cestistica. Bencini rischia sulla linea di metà campo, poi ancora Quondam, palla è fuori, rimessa in attacco per i Civitavecchiesi. Esce Campogiani ed entra Morris, si è riposato e quindi può dare il suo apporto questo finale di gara. Bencini, Quondam prova un tiro senza carico di piedi e quindi il tiro non è in equilibrio, palla torna agli avversari con Sorrentino, lo scarico è verso Odone, Rodriguez si libera per il tiro, la palla che non va alla bomba, rimbalzo è di Gattesco, c'è il fallo su di lui. Fallo di Morris. Il fallo di Morris della squadra alta. Capisco da momento. Gattesco. Buono il primo. Buono anche il secondo. E scendiamo a più 13. Provano i raddoppi adesso. Palla che arriva a Bottone che però si fa guardare sotto e poi Dembele rimedia un fallo. Non buono questo attacco Civitavecchiese, anche se rimediamo con un fallo a favore. Gemble in ruetta, non buono il libero. Buono il secondo. Coach di Rocco dalla panchina incita i suoi a difendere e attaccare fino alla fine. Ovviamente devono provare i raddoppi e l'uomo a tutto campo sui portatori di palla per cercare di rubare palloni. Devono recuperare 14 punti in 5 minuti e mezzo. Sono anche gravati parecchi uomini con i 4 falli, quindi la vedremo. Intanto Sorrentino sbaglia la bomba, quindi il rimbalzo di Quondam che si butta dentro, si deve fermare, c'è da far passare un po' di secondi sul cronometro. Ancora Quondam, palla fuori,
Morris, poi a Bencini, prova a Bencini la bomba che questa volta è fiacca e non va. Prova a accelerare il ritmo Odone per i suoi. Odone a Rodriguez. Rodriguez è un po' limitato, che deve trovare la sua posizione e tirare solo di destro. Ora lo scarico è per il lungo esterno Gattesco, rimbalzo ancora per Di Rocco, poi la palla rimane a Quondam e quindi a Morris. Stiamo entrando negli ultimi 4 minuti di gioco. Bottone libero, prova la bomba, non va. Ancora fuori per Odone, palla che non va. Bencini recupera il rimbalzo lungo e vanno a giocare ragionati. Chiesto coach Cecchini di giocarli un po' di più i secondi a disposizione. Dembele prova l'entrata sotto, la palla non va, non c'è il fallo, dice l'arbitro, è solo rimessa, ma sono 4 i secondi a disposizione. Rientra Bezzi ed esce Bencini. ...3.30 da giocare, ma 4 sono i secondi sul cronometro per giocare questo attacco, quindi è importante arrivare al pallone. Palla a Robby e Morris che prova subito lancio e tiro e la bomba, che probabilmente segna il game over delle speranze del Formia. Prova a rispondere Rodriguez, è stoppato. Dembele tira giù comunque la palla. Andiamo avanti, 3 minuti, il Formia pare aver subito la bomba di Morris. Tornata una difesa zona abbastanza statica, ancora Morris, non va. Rimbalzo è ospite, prova la percussione Sorrentino. Fallo di Bottone a 2.50. Due liberi per Sorrentino, non va il primo. Buono il secondo. Cambi per coach Di Rocco, è uscito anche Bottone nella squadra rossonera, è rientrato Bezzi. Morris, pallone proprio per Bezzi. Siamo a 10 secondi per il possesso palla, bisogna organizzare il tiro. Proverà Bezzi l'entrata, prova lo scarico verso Quondam allo scadere, tiro di Quondam, la palla è buona, si può giocare. E prova adesso Di Rocco dall'altra parte, ma oramai Formia ha abbandonato le velleità. Odone su fallo di Bezzi, sono 5. Esce Quondam, entra Moore. ...2.13 al termine, 6-1 Stemar, 4-7 che diventa 4-8 su questo libero di Odone. Morris, ancora Morris indietro per Bezzi, il fallo di Rocco. Ci sono i tiri liberi, entra Rogani e esce Dembele. Bezzi in lunetta, non va il libero.
Buono il secondo. Più 14 da difendere negli ultimi due minuti di gioco. Rodriguez non trova la posizione giusta per la bomba. La palla per Morris e Bezzi. A 1.40, ancora Bezzi in palleggio, si devono ancora posizionare i suoi. Ci sono ancora 12 secondi per giocare questa palla. Morris prova a lui l'entrata, lo scarico esterno per Moore che non va. La palla però ancora di Moore sul ferro lungo. Quindi Moore e Bezzi hanno ancora 14 secondi per giocare, siamo intanto scesi a 1.20. Bezzi prova a alzare la parabola, non va però il tiro, quindi torna in avanti la squadra di casa, che però ovviamente come vedete ha perso di mordente, ormai ha capito che non c'è più nulla da fare. Odone prova il gancio ma non va, palla rimane agli ospiti. Siamo scesi nell'ultimo minuto di gioco, ancora Odone che travolto Rogani. Secondi e un decimo per il game over, per l'ennesima vittoria e la conferma del primo posto in classifica per la Stemar Civitavecchia. Morris, appoggio su Moore, Rogani prende posizione, fa il blocco, poi esce, ora è Moore che prova l'entrata a cercare il fallo. Rodone commette il suo fallo. Il fallo di Rodone per Foglia, ma anche per la lunetta. Moore realizza il primo. Buono anche il secondo. Sei, quattro, quattro, otto, questo è il punteggio sul tabellone a una manciata di secondi dal termine. Prova Di Rocco a tentare di imbastire questo attacco. Rodriguez, la palla è fuori per Porfido che va a canestro. È un cambio, fuori Rogani, dentro Bottone. 15 secondi dal termine, quindi l'ultima azione, se tutto è normale, della squadra rossonera e anche della partita. Bottone deve giocare il pallone, questo è l'ordine di giocare la palla fuori. Gian Vincenzi, poi Moore rimane con la palla in mano e termina qui 64-50. Stemar sempre più in vetta nella C-Gold laziale.